È stato dato questa mattina simbolicamente l'avvio dei lavori che coinvolgeranno sia l'abbattimento e la ricostruzione dell'ex Carducci, sia la ristrutturazione del liceo Nolfi. Sul plesso scolastico si sono recate le autorità, i tecnici e le rappresentanze della scuola che si sono occupate di reperire i finanziamenti e di redigere il progetto, a partire dalla Regione Marche rappresentata dall'assessore Francesco Baldelli, ma in questo caso è stata la provincia la maggiore protagonista. Sentiamo il presidente Giuseppe Paolini. La provincia è sempre protagonista, questo bisogna riconoscere, che con gli uffici, con l'ufficio tecnico, con l'ingegner Bartoli, con l'architetto Bartoli, con tutti gli altri abbiamo fatto un ottimo lavoro e stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo, come ha accennato anche l'assessore Baldelli, abbiamo un centinaio di milioni di euro finanziati per la progettazione e costruzione di e messa in sicurezza delle scuole della provincia. Qui al Nolfi è un grande lavoro che era partito con delle difficoltà, ma poi siamo riusciti a rientrare ed oggi finalmente si dà il via a tutto. Grande merito è stata la perseveranza del preside, del preside Biondi, che oltre che essere una persona squisita è anche uno che ci tiene e ci sta sul pezzo della scuola. Per cui riusciamo a partire, io ringrazio anche la Regione per il sostegno che ci sta dando, e questa è la dimostrazione che lavorando in sinergia si riesce a fare tante cose. Un augurio andrà ai studenti che entreranno in questo nuovo complesso, perché la scuola è fatta da immobili e impianti moderni, capaci, ma è fatta, e qui abbiamo la fortuna di averlo, anche da un corpo docenti che è veramente all'altezza della situazione. Maurizio Bartoli, si è già cominciato, quando si finirà, come si procederà, perché i ragazzi del liceo aspettano veramente questa nuova sede. Qui abbiamo messo tantissime risorse, come potete vedere, sono più cantieri, stiamo cercando di conciliare le esigenze di tutti, è cosa non semplice, perché qui ci sono ben tre cantieri, da quello del campo all'aperto, alla palestra che stiamo sistemando del Battisti e il mega progetto qui del Carducci Nolfi. È chiaro che ci sarà un po' di disagio in tutto questo periodo. I tempi sono quelli che sono previsti dal PNRR, quindi del 2026, ce la stiamo mettendo tutta, noi capiamo il disagio. Tra l'altro abbiamo anche l'altro problema di evacuare il prossimo anno il Nolfi, stiamo già procedendo per trovare con il preside, l'amministrazione comunale, delle soluzioni. Quindi è chiaro, la provincia di Pesaro ha messo in cantiere quasi 67 milioni di euro per le scuole in tutta la provincia e i disagi sono un po' equamente distribuiti, così come a Urbino, a Pergola, è un grande cantiere della provincia. Però, visto che siamo qui a Fano, credo che fra 4-5 anni, poi no, i tempi, il comune di Fano avrà le migliori scuole superiori di tutta la provincia come campus, completamente rinnovato, completamente con l'efficientamento energetico. Quindi è un sacrificio che vale la pena, perché per un insieme di circostanze, per un servizio edilizia che ha dei collaboratori eccezionali, siamo riusciti a catturare dei finanziamenti, alcuni quasi inaspettati, come quello del campo all'aperto di 2 milioni di euro. Quindi alla fine ci sarà un servizio di palestre completamente rinnovate, tutti antisismici, e quindi le prossime generazioni dei ragazzi di Fano e della provincia avranno un'offerta scolastica veramente a livello nazionale.